riparare i danni delle frane di fine agosto e prevedere immediati stanziamenti per consentire ai comuni di coprire le spese sostenute per rimuovere le macerie e mettere in sicurezza i versanti montani. È quanto richiesto nella mozione depositata in Consiglio regionale lombardo dalla comasca della Lega Giuliola Spelzini, una iniziativa sottoscritta anche dal presidente del Consiglio Alessandro Fermo. Il documento raccoglie le istanze e le richieste emerse nella sede della comunità montana Valli dell'Ario del Ceresio, Palazzo Gaglio, dove nei giorni scorsi Fermi e Spelzini, insieme con l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori, hanno incontrato i sindaci e gli amministratori locali dei territori coinvolti. Le precipitazioni violente nella notte tra il 28 e il 29 agosto avevano causato frane e smottamenti, costringendo anche a una chiusura temporanea della statale Regina. I disagi sulla viabilità erano stati contenuti dall'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei cittadini. La situazione più delicata si era registrata tra Domaso e Vercana. Con questa mozione, spiegano Fermi e Spelzini, sottoponiamo formalmente all'attenzione del Consiglio e della Giunta regionale la necessità di un intervento tempestivo affinché vengano quanto prima reperite e stanziate anche le necessarie risorse economiche.